può rendere il volume con un colore saturo? Io uso il violetto, vieni? Anche questo c'ha dei gialli intorno. Qui bisogna pulire un po'. Qui c'è un po'. Ah, intanto devo pulire. Prima pulire. Allora Paola, io praticamente non sto facendo niente di più di quello che hai fatto tu. Sto facendo, anzi, esattamente quello che hai fatto tu. Solo che io non mi spavento del fatto che si va piano piano. Piano piano, le matite colorate hanno questo, a meno che non stai facendo un disegno, uno sketch. Devi lavorare piano piano. Questo viola, lo so che non si vede niente adesso, ma dopo, tra un po' vedrete. Però io devo andare cauto perché qui intorno, qui c'è del giallo, cioè voi non avete capito in che guaio mi ha messo Paola. Si è messa lei in questo guaio, ma a me mi ha messo nello stesso guaio. Perché qui se sbagli un passaggio, se tappa tutto, poi, allora poi devi pestare. Invece bisogna andare delicati, così si rimane col colore fresco.
Adesso che ho dato una piccola impostazione, qui comunque continua a essere più scuro, quindi gli va dato. Ok. Ci fermiamo qui. Domani una nuova lezione da 5 minuti. Ah, un attimo, lo sai che dal giovedì alla domenica dalle 9:30 di sera mi trovi su Twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare? Trovi il link qua sotto. Vieni anche tu!